Chiara, intanto grazie ancora per avermi raggiunto e dato questa disponibilità. Perché oggi ti Grazie a te. vorrei coinvolgere su una questione che così mi gira nella mente da un po' di tempo e riguarda intanto tutte le pratiche cosiddette di mindfulness, riguarda l'attivazione dei sistemi del nostro sistema nervoso autonomo, per il quale abbiamo già creato un video, riguarda il nostro benessere, insomma, tutto un po' questo. Allora, ti provo a dire qual è il dubbio, qual è la riflessione e richiedo il tuo supporto. In molte pratiche di benessere che pescano nello yoga, quindi la mindfulness stessa, eccetera, c'è una grande attenzione a un tipo di respirazione calmante, a un tipo di attività calmante, no? E non so, ho come la sensazione che questo sistema nervoso invece autonomo simpatico sia visto un po' come un nemico, come se quando si attiva il nostro sistema nervoso simpatico, questa attivazione, questa accelerazione ci porti necessariamente dei danni. Allora, qual è il dubbio? Provo a dartelo proprio con un esempio concreto di vita lavorativa, ma potrebbe essere anche una performance sportiva, il concetto è esattamente lo stesso. Se io mi alleno costantemente a questo stato di calma, di meditazione, nella vita in realtà noi abbiamo bisogno a volte di altri stati, non perché ci sia un cobra che mi sta venendo incontro, per cui ho bisogno di fuggire il più velocemente possibile, ma perché, per esempio, devo salire su un palco e tenere una presentazione. E lì io ho bisogno di un livello alto di energia, se voglio trasferire energia, se voglio attirare l'attenzione dei partecipanti, per esempio, no? Quindi mi viene da dire che se io alleno soltanto lo stato di calma, quindi di rimanere in uno stato mielinizzato, in uno stato ventrovagale, ma negli stati di calma, in realtà non mi sto forse preparando a vivere al meglio altre situazioni della vita in cui quello stato di calma non ci può essere, perché non c'è, non ci può essere, non è utile neanche che ci sia. Sì, guarda Andrea, è vero che quando si parla di pratiche di respirazione o di consapevolezza, spesso si fa appunto, si lavora su questa calma. E io credo che sia un po' perché di per sé è un po' una quick win, no? Perché l'entrare, insegnare ad una persona a entrare in uno stato ventrovagale dona immediatamente quella sensazione di benessere, di sicurezza, di calma di cui insomma abbiamo già parlato. Però il tuo punto e la tua osservazione è assolutamente centrale, perché noi non dobbiamo cercare nella nostra vita di essere sempre in quello stato lì. Perché, prima di tutto, perché è impossibile, e secondo perché vuol dire che non avremmo accesso alle vere risorse del nostro corpo. Perché il sistema simpatico e le reazioni simpatiche sono una risorsa, hanno una funzionalità importante, e in realtà, l'allenamento che noi abbiamo bisogno di fare è proprio legato al riconoscerle e contestualizzarle. Perché se io mi alleno a riconoscere la mia attivazione simpatica e quindi riconoscere come si configura nel mio corpo, perché poi ogni corpo è diverso, a qualcuno suderanno le mani, qualcuno avrà un po' la tachicardia. Quindi se io mi alleno a riconoscere questa risposta, capirò quando è in atto in modo disfunzionale, perché magari non ho uno stimolo, non ho una prova. Sono nel mio contesto lavorativo, sto svolgendo il mio lavoro normalmente, sento che ho questa attivazione, non riesco a ricollegarla. Allora posso lavorare sul cercare di calmarla, di cambiare stato. Ma se sono in una performance, se sto per fare qualcosa che mi attiva, beh, quello non è più un segnale da combattere o da calmare, ma è un'onda da cavalcare. Cioè il nostro corpo si attiva per darci quell'energia e in quel caso riconoscerla dovrebbe o sarebbe meglio desse
atto ad un pensiero che non è oddio, sono in attivazione simpatica, ma è bene, il mio corpo è attivo, l'energia ce l'ho, ora cosa faccio? Non mi faccio scavalcare dall'onda, ma canalizzo, contengo quest'onda e la canalizzo rispetto a quello che voglio fare adesso. Quindi. Ecco, da un punto di vista pratico, io ho proprio trovato in questo concetto del contenimento, che tra l'altro hai citato la stessa parola anche tu in questo momento, perché del resto conosci bene anche l'IBP, ho trovato che questo aspetto rendeva l'IBP veramente molto completa ed è stato uno degli elementi che mi ha affascinato. Il contenimento che significa nel linguaggio dell'IBP, io imparo a tollerare un livello alto di energia, il che significa, di nuovo, rapportando a quello che sappiamo della teoria polivagale, rimanere in un livello alto di energia con le caratteristiche, le risorse tipiche del canale mielinizzato, del ventovagale, cioè che è quello che mi dà la possibilità, comunque, sì, anche in uno stato di concentrazione, però di avere a disposizione una flessibilità di scelta, cosa che non avviene quando invece sono nella reazione estrema di attacco e fuga. Allora, se io rifuggo, evito costantemente gli stati di attivazione, rischia che quella volta che nella vita mi capita che il mio capo mi dice determinate cose in un certo modo, io vado subito, schizzo in alto, subito entro subito in attacco fuga. Se invece con l'esercizio dell'IBP mi sono abituato a contenere quello stato, significa che mi sono anche abituato a stare in quello stato di agitazione, ma un'agitazione calma, come diciamo noi in termini un po' forse orientaleggianti, proprio con la possibilità in quel momento di avere piena disponibilità delle nostre risorse corticali, quindi poter scegliere, poter valutare razionalmente, distinguere che cosa è mio, che cosa è tuo, cosa oggettivamente mi viene detto, come potrei rispondere, eccetera. Quindi tu un po' confermi che non è vero da un punto di vista fisiologico che questi sistemi sono dei pulsanti on-off, cioè c'è una gradualità. Sì, c'è un allenamento, c'è una flessibilità dei sistemi. Il nostro corpo funziona al massimo delle sue possibilità quando si allena a saltare, cioè a passare da un sistema all'altro a seconda delle circostanze. Cronicizzarsi solo su un sistema vuol dire comunque non utilizzare le potenzialità e le risorse del corpo. In alcuni momenti bisogna avere un'attivazione simpatica, in alcuni momenti bisogna avere un'attivazione addirittura di freeze dorsovagale, cioè non c'è nessun sistema da condannare a priori. Volevo chiederti quindi un esempio che invece mi sfugge di quando invece in modo funzionale può essere utile entrare in dorsovagale, quindi avere quello spegnimento, che non sia ovviamente se mi viene addosso un camion, ma penso sempre a queste situazioni lavorative. Pensi che ci siano delle situazioni lavorative in cui può essere utile quel tipo di reazione? Probabilmente ci sono delle condizioni di ritiro a livello lavorativo quando ci rendiamo conto che non riusciamo ad avere nel nostro controllo un determinato fenomeno. Quindi spostarci da una condizione di frustrazione, lo vorrei risolvere, lo voglio risolvere, ma non posso perché ci sono 10.000 variabili, devo parlare con più persone, quindi non posso. Ci si può spostare sempre temporaneamente, quindi la chiave è lo spostamento temporaneo, il mio corpo si può spostare in uno stato appunto di split-off. A volte è più efficace non decidere che decidere, cioè è più razionale stare nella non decisione, è più razionale stare nella non azione, ma nell'aspettare, perché è la cosa più saggia. Allora quello stato di inattività diventa sano in quel caso. Esatto, diventa sano perché le altre strategie, la strategia dell'attacco o della. Creerebbe frustrazione. Esatto, crea frustrazione che poi non riesce a risolversi, ad esaurirsi. Quindi meglio fermarsi. Mi piace molto come mi ha aiutato a uscire da, diciamo, delle definizioni un po' strette, invece esplorare le tante possibilità che abbiamo. È Grazie assolutamente. molte, Chiara. È un piacere.